Da una terra all'altra, sì, da quella aspra e durissima del Rally Costa Smeralda a quella molto più scorrevole ed invitante, ma non meno insidiosa, del 41esimo Rally San Marino. Tappa numero 5 del campionato italiano rally, ma anche quarto appuntamento del trofeo Rally Terra. Tutto questo, in estrema sintesi, si materializzava sulle bianche strade sammarinesi attraverso un percorso totale di 590 km, 136 dei quali utilizzati per le 10 prove speciali effettuate. Insomma, gli amanti della terra non potevano proprio lamentarsi, così come il numerosissimo ed appassionato pubblico pronto ad esaltare ogni passaggio in prova dei funamboli del controsterzo. Tra l'altro, ultima occasione in questa stagione per chi voleva esprimersi al meglio sui fondi sterrati, considerato che dalla prossima gara si tornerà definitivamente sulle classiche prove speciali asfaltate. Così, proprio all'ombra del Monte Titano, si preparavano tutti gli equipaggi iscritti per affrontare al meglio un importante evento e lo facevano in particolare sulla prova Fiandavello, utilizzata per lo shakedown. Dunque, lavoro completato e passerella serale a ridosso della Porta San Francesco di San Marino, dove si ritrovavano gli equipaggi verificati. Ovviamente non potevano mancare le impressioni dei possibili protagonisti. Questa è una bellissima gara, la nostra macchina non ha dato problemi se oggi è un shakedown che nei test e vediamo di concentrarci, non commettere errori e di pensare a far bene e prendere più punti possibile. No, meno male che sono finite, è l'ultima, ancora un po' di fatica e di poco divertimento, però il nostro importanza è arrivare per fare punti il più possibile, quindi poi faremo grande attack sull'asfalto e poi che vinca il migliore. Siamo contenti di essere qui e essere ritornati nel campionato italiano in questa apparizione, una gara che abbiamo vinto l'anno scorso, quindi una gara molto bella su terra che abbiamo in Italia. Ci tenevamo ad esserci, abbiamo un nuovo team, una nuova vettura, diciamo un nuovo team con il team Pascoli che ci ha dato la possibilità di essere presenti qui, quindi ringrazio Lorio e la Michelin. Spero di divertirmi e di far divertire anche il pubblico e magari, perché no, fare un bel risultato. Lotta di vertice anche per il trofeo Rally Terra, dove le aspettative della vigilia riguardavano il leader Ricci e l'inseguitore Gianfico. Dopo l'exploit sardo, Andreucci tornava al volante della Peugeot 208 R2, mentre la gara era anche valida per il campionato italiano produzione e per il tricolore junior, offrendo così altri motivi di sicuro interesse. Completata la presentazione dei partecipanti, non restava che proiettarsi sulle prove speciali del giorno successivo, a partire dai circa 15 km di Casteldelci, dove si metteva in evidenza Umberto Scandola, navigato da Guido D'Amore, che metteva davanti a tutti la Skoda Fabia Super 2000 ufficiale. Il secondo tempo era invece per Gian Domenico Basso alle note Miti Adotta, in gara con una Peugeot 207 Super 2000 del Pascoli Racing Team, novità per il Veneto che nella circostanza pagava 6 secondi alle pilota Skoda. Terzo in prova, il sempre veloce sui fondi sterrati Mauro Trentin, in coppia con Alice De Marco, che lasciava sulla terra sammarinese 13 secondi e 5. Il campione in carica del trofeo Rally Terra, ancora una volta al volante della Peugeot 207 Super 2000 targata Racing Lions, precedeva Daniele Ceccoli, al suo fianco Biordi, in gara con la Mitsubishi Lancer Evo 10 del team San Marino. Quinto tempo per il sempreverde Bruno Bentivogli alle note Landolfo al volante della Subaru Impreza delle team Movisport. Sesto in prova Fabio Gianfico in coppia con Tolino in gara con la Mitsubishi Lancer Evo 9 della Rubicone Corse, primo anche del trofeo Terra. Degli altri da sottolineare il solito tempone di Paolo Andreucci, alla sua destra come sempre Anna Andreussi che, tornato al volante della piccolina Peugeot 208 R2, comunque otteneva l'ottavo tempo assoluto. Immediata la risposta di Gian Domenico Basso che vinceva la successiva prova di Rofelle e recuperava 4 secondi e 3 sul veronese Scandola, attento ad andare veloce senza però rischiare troppo. Si confermava invece terzo Mauro Trentin, che accusava un ritardo di 7 secondi e 7 dalla vetta. Conferme anche per Ceccoli, quarto, Perico, quinto in lieve miglioramento e Gianfico, sesto, davanti al bravo Walter Pierangioli, navigato da Chiara Bioletti, al volante di una Mitsubishi Lancer Evo 9.
A completare il primo giro di prove mancava il tratto di Sant'Agata Feltria, dove tornava a primeggiare Umberto Scandola che riguadagnava 5 secondi e 1 su Gian Domenico Basso e altri 5 secondi e 5 su Mauro Trentin. Prova che confermava anche il primo posto nel trofeo terra di Fabio Gianfico. Il napoletano precedeva di 9 secondi e 4 il toscano Pierangioli e di 34 secondi e 8 il leader in campionato Luigi Ricci, in coppia con Christine Pfister al volante della Subaru Impreza targata Movisport. Proprio il bresciano non riusciva a prendere le giuste misure alla sua vettura e dunque pativa un ritardo consistente dal leader Gianfico. A proposito di campionati, nel tricolore produzione si ritrovava in testa Andrea Nucita, assistito da Princiotto che al volante della Citroen DS3 R3 del team Altered registrava un vantaggio di 56 secondi e 7 su Ivan Ferrarotti, in coppia con Fenoli in gara con la Renault New Clio R3 del Best Racing Team. In chiara difficoltà Alessandro Bosca, alle note Aresca, che non si ritrovava sul fondo sterrato al volante della Renault New Clio R3 del team Meteco Corse. Difficoltà anche per Simone Campedelli, sempre navigato da Fappani, che pativa seri problemi ad una pinza dei freni della sua Citroen DS3 R3 con conseguente ritardo di oltre un primo. Da un tricolore all'altro, nello Junior comandava le operazioni Andrea Crugnola, alle note Ferrara che in gara con la Renault Twingo R2 del team Etruria precedeva di 41 secondi Andrea Carella, navigato da Ilaria Riolfo, al volante della Peugeot 208 R2 del team Meteco Corse. Gara bella ed interessante con il primo parco assistenza che si popolava di equipaggi addetti ai lavori e pubblico. Il solito grande e fondamentale lavoro e si ripartiva per un altro giro con la lotta per l'assoluta che diventava ancora più interessante, visto che Basso vinceva Casteldelci 2 recuperando così 5 secondi e 1 su Scandola, mentre era da sottolineare l'ottimo quarto tempo assoluto di Simone Campedelli e la sua Citroen DS3 che provava un importante recupero anche nelle tricolore produzioni. Da registrare il ribaltone nel trofeo Rally Terra, con il sorpasso di Pierangioli ai danni di Gianfico, 11 secondi e 3 fra i due. Sempre determinato e velocissimo Paolo Andreucci, che portava costantemente in alto la Peugeot 208 R2 ufficiale. Chiaramente primo in R2, il toscano dimostrava ancora una volta tutto il suo entusiasmo, oltre alla solita classe che spesso gli consentiva di duellare e qualche volta anche battere piloti con vetture ben più potenti. Roffelle 2 serviva invece ad Umberto Scandola per fermare il recupero di Gian Domenico Basso, visto che vinceva la prova con 1 secondo e 4 di vantaggio sul Veneto. Così Sant'Agata Feltria 2 aveva il compito di chiudere il secondo giro prima del doppio passaggio sull'asfalto nelle strade di San Marino. Sugli oltre 10 km della Speciale 6 arrivava ancora la firma di Scandola, questa volta davanti a Mauro Trentin, anche se di un solo secondo e 1. Terzo Basso a 4 secondi e 1, quarto Perico a 20 secondi e 7, quinto Pierangioli a 24 secondi, mentre sesto si piazzava Ricci davanti al sammarinese Ceccoli e a Marco Tempestini in coppia con Baggio alla guida della sua Ford Fiesta Super 2000. Situazione molto più delineata nel tricolore produzione con Andrea Nucita davanti a tutti, a partire da Ivan Ferrarotti, lontano però oltre un minuto. Il siciliano dominava la scena anche nel Citroën Racing Trophy, visto che secondo si ritrovava Alex Vitalini, alle note Sara Tavecchio, ma con un distacco di quasi 4 primi. Un po' meno chiara la situazione nell'altro tricolore, quello riservato agli junior, dove davanti a tutti c'era Andrea Crugnola, che al volante della sua Renault Twingo poteva comunque contare su un vantaggio di 30 secondi nei confronti del piacentino Andrea Carella. Infine, nel trofeo Rally Terra, l'ottimo Pierangioli occupava la prima posizione con però l'insidia rappresentata dal napoletano Fabio Gianfico, distaccato di poco più di 17 secondi. Questa è la situazione che rimaneva tale anche dopo lo svolgimento della doppia prova spettacolo sull'asfalto di San Marino, dove in ogni caso si registrava la doppia firma di Umberto Scandola e conseguente incremento del suo vantaggio. Seconda tappa tutta concentrata sulla Speciale di Sestino, due passaggi per un totale di circa 40 km comunque importanti da gestire, pronti via e arrivava la vittoria di Basso che recuperava 4 secondi a Scandola. Differenza tra i due, con ancora circa 20 km di prova, 12 secondi e 1.
interessante, ma ancora di più era interessante la lotta sul filo di lana che riguardava il trofeo Rally Terra, dove Ricci con la sua Subaru si piazzava quarto assoluto, ma soprattutto era più veloce di Gianfico e Pierangioli, recuperando rispettivamente 5 secondi e 2 e 12 secondi e 6. Colpo di scena invece nel tricolore produzione, dove Nucita, primo con oltre un primo di vantaggio, doveva ritirarsi a causa dell'esplosione del cambio della sua Citroën DS3. Così tutto era rimandato all'ultimo passaggio di Sestino 2, dove di fatto si assegnavano le importanti vittorie sammarinesi. Il responso era chiaro, vittoria in prova per Basso, ma soli 2 secondi su Scandola, che così portava a casa la seconda vittoria stagionale, che lo consolida ulteriormente ai vertici del campionato. Podio completato dal bravissimo trentino. Bene, siamo contentissimi perché vincere qui no, onestamente non ci pensavamo prima della gara, perché ci interessava più prendere i punti per il campionato e non andare a rischiare niente. Poi abbiamo visto che comunque poteva essere la portata senza troppi rischi e comunque il passo è stato veramente molto molto alto e bene, non abbiamo avuto il minimo problema, macchina, gomme Pirelli, veramente una bellissima gara tirata e una bella vittoria. Beh, direi positivo, obiettivo raggiunto, siamo venuti qua, volevamo fare un po' di allenamento sulla terra e abbiamo deciso di venire a San Marino, era una gara che ci piace, ci piaceva e quindi abbiamo colto l'occasione con un team nuovo e la macchina è andata forte, il team Pascoli ha fatto un buon lavoro e le Michelin hanno lavorato perfettamente. Forse la prima giornata ho fatto una scelta un po' troppo morbida perché pensavamo venisse a piovere, invece non è stato così. Comunque siamo felicissimi in questa seconda posizione. Ecco. Sì, sembra bello correre sulla terra, per me soprattutto perché sono un terraiolo doc. Nel senso, eravamo qui, siamo partiti anche bene considerando che per noi erano tutte le prove nuove, quindi sapevamo ieri di soffrire il primo giro e di iniziare a attaccare dal secondo. Purtroppo nel secondo abbiamo preso la polvere di Marchior con due automotrici in 2 prove, quindi lì siamo stati un po' tagliati fuori dai giochi per la vittoria. E oggi abbiamo deciso di fare delle prove con la PL di gomme, quindi abbiamo fatto delle scelte un po' azzardate che alla fine non hanno pagato, però siamo comunque contenti rispetto per il nostro ritmo, nel senso che appunto essendo tutte prove nuove, io lì abbiamo avuto un buon passo, quindi siamo ugualmente contenti. Splendido anche il finale del Terra, dove grazie ad una grande prova Ricci superava sia Pierangioli che Gianfico, i tre chiusi in soli 2 secondi e 5. Nel tricolore produzione successo finale per Ivan Ferrarotti, mentre in quello junior, anche se di poco, incassava il successo Andrea Crugnola. Questa qui era una vittoria molto importante in ottica campionato, infatti ci abbiamo messo l'anima per cercare dopo il primo giro di prove di ieri, abbastanza infelice di recuperare e di vincere, e nonostante parecchi problemi tecnici e anche sull'ultima prova speciale, il malfunzionamento dell'idroguida, dove pensavamo ormai di avere perso la sfida, non abbiamo mollato e alla fine per un secondo abbiamo vinto, quindi siamo stati bravini. Abbiamo vinto la classe, il trofeo e la classifica riservata a produzione. Siamo contenti, è un risultato un po' inaspettato perché siamo sempre stati secondi. Purtroppo per Andrea Nucita ha avuto dei problemi e noi ne abbiamo subito approfittato per portare a casa il massimo dei punti. Devo ringraziare il team che mi ha messo a disposizione una macchina perfetta per l'intero weekend. Mi hanno assecondato le richieste che ho fatto, abbiamo trovato un buon feeling dopo l'Adriatico dove non avevamo fatto una gara molto brillante e abbiamo vinto lo Junior, che è la cosa che più ci importava. Inoltre siamo anche primi nel trofeo Twingo, quindi penso che un weekend meglio di questo non poteva esserci. La bella cornice di San Marino completava la festa del podio prima della pausa estiva. L'appuntamento al prossimo Rally del Friuli e delle Alpi Orientali all'inizio di settembre.